Ciao amici! Sono incredibilmente grandi e rappresentano i più grandi misteri tra gli scienziati naturalistici. Ecco gli 8 mostri temibili degli oceani, i quali ti faranno venire molto più della pelle d'oca. Nelle acque della California, negli Stati Uniti, si nasconderebbe un predatore temibile somigliante a un megalodonte, famoso con il nome di Diavolo Nero. Il megalodonte è una specie di squalo al giorno d'oggi estinta, la quale viveva circa 3 milioni di anni fa. Gli scienziati dichiarano che il megalodonte sia 3 volte più grande rispetto al grande squalo bianco. I resti fossili rivelano che la specie raggiungeva lunghezze che potevano raggiungere 18 metri con una dimensione media di 10,5 metri e che questi animali potevano esercitare una forza del morso che parte dai 110.000 ai 180.000 newton. Ultimamente un gruppo di giornalisti ha pubblicato sulla sua pagina YouTube il mini documentario della serie The Black Demon, un servizio che lasciava intendere che uno squalo ancora più grande e più terrificante del megalodonte fosse attualmente presente nelle acque delle coste della California. Per sostenere la loro posizione, i giornalisti hanno formulato numerose prove. Secondo il video, dei pescatori dell'Oceano Pacifico hanno registrato degli esperimenti di prima mano con l'animale. Il narratore aveva anche rivelato che centinaia di balene fossero state ritrovate morte in queste acque, manifestando segnali d'attacco. Dei pescatori hanno persino sostenuto di essere sopravvissuti ad incontri con la creatura nera gigante. Altri hanno dichiarato di aver visto ombre enormi sotto l'acqua a più riprese. La presunta presenza di questo mostro attira ormai l'attenzione degli esperti e dei canali televisivi del mondo intero. Tuttavia, ad oggi, non c'è nessuna prova concreta della sua esistenza. Queste osservazioni infondate si basano soltanto sulle numerose testimonianze dei pescatori. Tuttavia, l'ipotesi dell'esistenza del Diavolo Nero non è da escludere, visto che la National Oceanic and Atmospheric Administration ha lei stessa rivelato che oltre il 95% del fondo degli oceani rimane ancora inesplorato dall'essere umano. La Fossa delle Marianne è famosa per essere la fossa oceanica più profonda che si conosca attualmente, con 11.911 metri di profondità. Questa fossa è a cavallo su due placche tettoniche, quella del Pacifico e delle Filippine. Nel profondo di questa fossa delle falle idrotermali riversano delle acque calde ricche in minerali che fanno quindi nascere una corrente tropicale quando i 10.000 metri d'acqua sopra hanno una temperatura positiva vicino allo zero. Queste falle idrotermali ospitano forme di vita che erano fino alla loro scoperta completamente insospettabili, considerando che a queste profondità nessuna creatura poteva trovarsi, e da quando gli scienziati hanno fatto questa scoperta sorprendente, le teorie più folli piovono da ogni parte. Alcuni sostengono che in fondo alla fossa avrebbe vissuto un megalodonte di oltre 100 tonnellate. Tra l'altro, queste teorie non sono nate per caso, visto che dei denti di megalodonte antichi di soli 10.000 anni sono stati trovati in fondo alla fossa. Questi ultimi dimostrano che la specie è proprio sopravvissuta in questa corrente tropicale, che ha potuto adattarsi alla fortissima pressione dell'acqua e alle prede di queste profondità. Tutto ciò potrebbe quindi far credere che questa creatura viva ancora attualmente, tanto più che ultimamente è stato pubblicato un video che mostra una creatura gigante mentre nuota nella Fossa delle Marianne. Con molte migliaia di visualizzazioni, il video è diventato molto virale, benché sarebbe molto probabile che questa presunta creatura sia un'altra specie di squalo, ma ancora qui nulla è sicuro. Conosciamo tutti la leggenda del mostro di Loch Ness, quella creatura che ospiterebbe il lago omonimo e che suscita un interesse enorme. Mentre l'esistenza di questa creatura è stata sfatata questi ultimi anni, una nuova foto pubblicata nel giugno 2020 ha fatto rinascere la leggenda. Infatti l'immagine mostra una creatura misteriosa, somigliante a un plesiosauro, che nuota nel Loch Ness. Secondo le voci molto antiche, il mostro abita le profondità oscure del lago da anni. Secondo un'indagine svolta dal blog Loch Ness Mystery, l'immagine è apparsa per la prima volta a metà giugno in un gruppo Facebook postata dal fondatore del gruppo Steve Carrington. È stata scattata, dice, durante la sua visita a Loch Ness nel settembre 2019. Mentre scattava foto del paesaggio, l'uomo dice di aver avvistato ciò che potrebbe essere paragonabile ad ondulazioni nell'acqua. Queste ondulazioni erano state seguite dall'apparizione di una creatura misteriosa con il dorso macchiato. Non ti esaltare troppo, visto che la foto è stata truccata digitalmente. Risulta che l'animale fotografato fosse in realtà un pesce gatto. Questo pesce gatto gallese è stato catturato nel fiume del Po, in Italia, dai pescatori Benjamin Grunder, Kai Werber e Marcus Brock nel 2018. Questo esemplare pesava circa 130 kg e misurava 268 cm di lunghezza. La cosa divertente nella storia è quella che il pesce gatto possedeva dei motivi di pigmentazione unici a livello del dorso. Questo senza contare sugli occhi di lince dei nostri internauti, che sono riusciti ad individuare il vero dal falso e a dimostrare che il motivo sul dorso della creatura di Steve Carrington fosse esattamente lo stesso di quello sul dorso del pesce gatto
prodotto catturato in Italia. Secondo il blog Loch Ness Mystery, Steve Carrington lavora come artista 3D, quindi non è difficile indovinare che ci sia stato come un tocco digitale in questo caso. Questo animale che vedi qui sembra troppo grande per essere uno squalo e troppo veloce per essere una balena, vero? Secondo te di cosa si tratta? Quelli che credono all'esistenza attuale delle creature preistoriche mi risponderanno sicuramente che si tratta di un serpente di dimensione enorme. Quando si vedono queste immagini, catturate da Google Earth al largo delle coste della Nuova Zelanda, è vero che è difficile sostenere che si tratti solo di una creatura comune. Le voci narrano che nelle acque turchesi di una delle baie più idilliache della Nuova Zelanda vive una creatura marina gigante e misteriosa. Le foto scattate dal satellite mostrano un'enorme scia lungo la baia delle isole a nord del paese e di cui l'origine è impossibile da spiegare. L'ingegnere Peter Waitra, il quale ha individuato la scia durante le sue ricerche su Google Earth per la sua casa vacanze a Oke Bay, ha dichiarato al giornale Daily Mail Australia che le tracce potevano appartenere solo a una creatura di almeno 12 metri di lunghezza. Ha anche dichiarato che gli abitanti autoctoni chiamati Maori conoscevano la creatura da tempo e che la chiamavano un Taniqua, una specie di drago vivente nell'acqua. Secondo le loro credenze, la creatura è troppo grande, troppo pesante e si sposta troppo velocemente, il che esclude qualsiasi ipotesi di squalo o balena. L'ingegnere ha anche escluso l'ipotesi che sia una nave che possa fare questa scia, visto che in questo caso ci sarebbe della schiuma creata a partire dai movimenti del motore, eppure non ce n'è. Ecco lo squalo bianco più grande mai osservato dall'uomo. Questo bello squalo si chiama Deep Blue ed è una femmina, benché le sue apparizioni siano rare, le sue dimensioni titaniche fanno sempre venire i brividi. Deep Blue è stato chiamato così nel 2013 dopo essere stato fotografato da Michael Meyer. Secondo le immagini che il fotografo ha immortalato, gli esperti hanno valutato che la femmina dello squalo misurasse tra 6 e 7 metri di lunghezza e che potesse continuare a crescere così lentamente fino alla morte. Queste dimensioni rendono al giorno d'oggi il Deep Blue il più grande squalo bianco del mondo. Nel periodo in cui la foto è stata scattata, la sua età era valutata a circa 50 anni. Aveva quindi un bel margine davanti a sé, visto che i grandi squali bianchi hanno un'aspettativa di vita di 70 anni in media. L'ultima volta che Deep Blue è stato avvistato era qualche mese fa, a circa 15 km a largo di Honolulu, nelle Hawaii, nel Pacifico. La femmina del grande squalo bianco stava divorando pacificamente un capodoglio morto, una scena incredibile che due fotografi, Kim ed Andrew, hanno immortalato. Ora fissa attentamente lo schermo. Hai notato qualcosa? No? D'accordo, te lo faccio vedere di nuovo. Zoomato e a rallentatore questa volta. Hai visto quest'ombra gigantesca passare? Non credi ai tuoi occhi, vero? Nel novembre 2012, in una costa del Brasile, questa squadra di guardie costiere a bordo di un elicottero che sorvola il mare ha incontrato una creatura enorme somigliante stranamente a un megalodonte. Secondo te si tratta davvero di uno di quei mostri marini? Da migliaia di anni, calamari giganti sono oggetto di leggende e di miti terrificanti, ma succede che i miti si trasformino in realtà e il risultato è questo. Nel 2007 una squadra di scienziati e ricercatori neozelandesi ha trovato un calamaro gigantesco nel mare di Ross, a largo delle coste dell'Antartico. L'esemplare era una femmina di circa 500 kg, che misurava 3,5 metri da una pinna a un'altra e quasi 13 metri di lunghezza. L'animale aveva dei tentacoli armati da uncinetti come rasoi e occhi grandi come piatti. Appena è stato avvistato dai pescatori, questi ultimi hanno immediatamente smesso qualsiasi attività. A bordo del palangaro San Aspiring hanno pescato l'animale ad una profondità compresa tra i 1200 e i 1800 metri. Dopo essere stato esaminato dagli esperti, è risultato che questo calamaro fosse in realtà un calamaro colossale, una specie di calamaro più pesante ma meno lunga rispetto ai calamari giganti. Gli scienziati sanno della loro esistenza dal 1925, ma soltanto a partire dai resti trovati all'interno delle balene e dalle impronte di ventose sulla pelle di queste ultime. L'animale è stato successivamente dato al museo della Nuova Zelanda, Te Papa Tongarewa. Dal 2008 milioni di persone sono venuti a vedere con i propri occhi il calamaro esposto all'esposizione di storia naturale del museo. L'animale è talmente grande che se tu volessi fare delle ciambelle di calamaro avrebbero la dimensione di uno pneumatico di trattore. La Terra è un pianeta misterioso e benché abbia rivelato numerosi dei suoi misteri, l'essere umano non è ancora riuscito ad individuarli tutti. Ci vorranno sicuramente numerose altre migliaia di anni per questo. Anche se gran parte del globo è stata esplorata, il mondo marino rimane, per quanto riguarda, ancora meno perlustrato ed è sicuramente quello che ha più cose da farci scoprire. Una delle leggende che provoca molte fantasie tra gli scienziati esperti del mondo marino è il megalodonte. La gente crede che questo titano delle acque esista ancora e che sia ancora possibile trovarne dei rappresentanti vivi. Benché ad oggi
queste teorie non si basino su nessuna prova palpabile, delle foto scattate da Google Maps mostrano infatti delle ombre gigantesche sotto le acque del mondo. Queste foto circolano ovunque su internet e creano con loro ondate di teorie e dibattiti, visto che sembrano vere. Per esempio, questa foto scattata dalla costa dell'isola di Katrin, le Bahamas, lascia indovinare l'immagine di uno squalo enorme, somigliante a un mostro. La gente pensa che sia la prova inconfutabile dell'esistenza di un megalodonte, ma dopo che la foto sia stata esaminata dagli esperti, è risultato che quest'ultima fosse stata in realtà truccata. In realtà l'immagine è stata falsificata per dare l'impressione che Google Maps avesse immortalato una creatura marina enorme a partire dal cielo. Ma chi dice che le altre foto che fanno il giro del web non siano vere? Mistero. Allora, come trovi queste 8 creature? Pensi che il megalodonte esista ancora attualmente? Siamo curiosi di sapere la tua opinione a proposito. Ecco 2 video che potrebbero interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!